Investire a 20 anni si può fare tranquillamente, non c'è bisogno di una laurea o un master in economia per mettere dei soldi da parte per poi successivamente investirli in qualcosa. Qualcuno già si starà chiedendo che cosa c'entra un video di finanza personale in un canale di videomaking. La mia vita non è fatta solo di videomaking, nonostante sia la mia passione principale in assoluto, vorrei condividere con voi quelli che sono i miei interessi personali, tra i quali anche gli investimenti. Tranquilli, non ho intenzione di diventare un canale di finanza personale, però mi piacerebbe affrontare anche questi temi, dato che ritengo che molti ragazzi della mia età dovrebbero avere un'infarinatura generale di questi tipi di argomenti. Parto dicendo che questo per me è solo un inizio, ossia sono perfettamente consapevole del fatto che possa commettere degli errori. Infatti il capitale che investo è una somma che posso permettermi di perdere. Non voglio assolutamente che qualcuno prenda questo video come esempio per porre delle decisioni sulle proprie scelte finanziarie. Gli investimenti che faccio io vanno bene per me. Magari per te che stai guardando questo video ci sono altri tipi di investimenti, anche meno rischiosi, che magari fanno più al caso tuo. Come ad esempio i fondi comuni di investimento, vabbè, ma ce ne sono veramente di tanti tipi, quindi se volete un video magari più specifico riguardo questo argomento potete farmelo sapere nei commenti. Dopo tutte queste noiosissime premesse che, ahimè, vanno fatte, che cosa significa che ho iniziato ad investire? Poiché ho più entrate fisse, ho iniziato a prendere in considerazione l'idea di iniziare a gestire meglio il denaro. E oltre a mettere dei soldi da parte per un fondo di emergenza o per delle spese future, una parte del mio denaro ho deciso di investirlo. Ho iniziato da più di un anno leggendo articoli di finanza e anche seguendo canali YouTube che parlano di finanza personale come Luca di Scacciati, Pietro Michelangeli o Marcello Ascani, ho deciso di aprire un conto su eToro. No, non li sto facendo pubblicità. Magari mi pagasse. In parole povere, un broker online è un'azienda, in questo caso eToro, che organizza ed esegue le transazioni finanziarie per conto di terzi. In pratica, guadagnare in borsa significa ottenere un profitto sfruttando i movimenti dei prezzi delle azioni. Quindi io, che sono una persona fisica, decido di comprare un'azione di Apple che mettiamo vale 100 euro. Dopo una settimana questa azione sale di prezzo e vale 120 euro. Io a quel punto, che avevo comprato quell'azione una settimana prima che valeva 100 euro, adesso ne vale 120, posso decidere di vendere a 120 quell'azione, traendo così un profitto di 20 euro. Quando si decide di investire in un titolo come Apple, Google, Amazon, qualsiasi tipo di titolo, in genere si tiene in portafoglio per almeno 5 anni, perché per generare un profitto considerevole bisogna avere molta pazienza e non basta investire 100 euro e sperare che diventino 200 in un giorno. Poi ci sono una marea di strategie diverse per investire a breve termine, dove ci sono trader che magari comprano e vendono un'azione nella stessa giornata per trarre dei profitti ogni giorno. Ma questo è un discorso che vale solo per gente molto preparata e che vuole fare il trading una professione, altrimenti quello diventa puro gioco d'azzardo. Se volete fare delle prove potete aprire un conto demo, ce ne sono un sacco online veramente, quindi potete tranquillamente aprire un conto demo e provare a fare delle azioni, delle transazioni in modo gratuito, utilizzando dei soldi che non sono neanche vostri ma sono finti. Quindi da lì potete avere più un'esperienza più pratica di quello che significa investire in azioni. Infatti avevo letto online riguardo un investitore che aveva intenzione di investire in GameStop. Infatti alla fine investì in GameStop ed io, sapendo questa cosa, decisi di investire appunto in questo titolo, sperando che magari grazie a questo investitore il prezzo di questa azione potesse salire. E così è stato. Il giorno dopo vedo questo prezzo salire ed io guadagno 40 euro. Infatti io chiusi subito la posizione una volta guadagnati quei 40 euro. Quindi neanche a distanza di un giorno da quando era salito il prezzo era subito sceso al prezzo di 2 giorni prima. Quindi, per farvi capire quanto può essere volatile e rischioso fare un investimento a breve termine di questo tipo, a meno che non sia un grande esperto. E io non lo sono affatto, ho fatto solamente una prova, era un tentativo e ho rischiato e non si dovrebbe fare. Il modo più sicuro per investire rimane sempre a lungo termine. In questo modo il prezzo di un'azione tenderà a salire nell'arco degli anni, quindi è una cosa molto più affidabile alla quale ci si può dare molta più fiducia, insomma. Ovviamente i fattori da considerare se si vuole investire in un'azienda sono sicuramente il settore dove vogliamo iniziare a investire, il tipo di azienda, il tipo di piano di business che hanno. Insomma, quando si fa un investimento bisogna cercare di informarsi il più possibile sull'azienda alla quale si vuole dare il proprio denaro. Da 2 mesi ho iniziato ad investire 400 euro al mese. E i titoli che ho scelto da tenere in portafoglio per i prossimi 5 anni sono 2: Amazon
e Canadian Solar. La prima immagino la conosciate tutti. Se aveste investito 5 anni fa 500 euro in Amazon, adesso ne avreste 2800 circa. Dunque è abbastanza semplice capire che questa azienda ha delle buone, se non ottime, prospettive di crescita. Invece la seconda, Canadian Solar, è un'azienda di pannelli solari. E dato che ci stiamo avvicinando ad un mondo sempre più ecosostenibile, e me lo auguro, investire nei pannelli solari potrebbe rivelarsi un buon investimento a lungo termine. Ci sono ancora un sacco di cose da aggiungere riguardo questo mondo, ma io non sono di certo la persona alla quale fare domande più specifiche, anche se sto facendo il possibile per documentarmi sempre meglio riguardo questo settore. Infatti, se foste interessati a documentarvi riguardo questo tipo di argomenti, potete tranquillamente fare una ricerca su Google. È un sito che vi consiglio, ve lo linko anche in descrizione, è Investopedia, un sito dove nel quale potete trovare un sacco di vocaboli utili per capire sempre meglio questo settore, o comunque un buon punto di partenza. Magari in futuro vi porterò un video aggiornamento per farvi sapere come stanno andando questi investimenti. Insomma, le cose da dire sono veramente tante. Io con questo vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, e se l'avete trovato interessante vi ricordo di lasciare un bel mi piace, che è sempre gradito. Se vi va, fatemi sapere una vostra opinione nei commenti riguardo a questo tipo di investimenti, e inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno, e attivate anche la campanellina in modo tale che quando uscirà un video vi arriverà la notifica sul vostro smartphone. Seguitemi su Instagram @marco.mazzella per conoscere quelli che sono i backstage dei miei video e la mia vita in generale. Con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che mal di pancia, mi fa male la pancia. Ho mangiato troppo pesce.